No, il punto a cui eravamo arrivati in questi giorni era che, per un lato, da una parte effettivamente il discorso dell'eterno ritorno sembra determinare o essere determinato in una specie di causalità reciproca dalla volontà di Nietzsche di fare sistema, cioè tutto quello che ha scritto nei libri degli anni di Umano troppo umano, la Gaia Scienza, ma anche un po' prima, insomma, le cose sulla storia, eccetera, convergono in una specie di punto che a lui sembra decisivo, infatti, come dire, ne celebra la nascita di questo pensiero con estrema enfasi, dicendo mi è venuto incontro Silva Plana mentre camminavo sul lago, bla bla. Quel lago di Silva Plana poi è un posto che sembra il mare, perché è pieno di barche a vela, e quindi quando uno dice su a 6.000, tra l'altro 6.000 piedi sono poi 2.000 metri scarsi, quindi non è una cosa così terrificante, ma quando dice a 6.000 piedi sul livello dell'uomo, del mare, dell'uomo come è stato finora, mi è venuto. Sul lago. Io sono andato a vedere quella pietra che si chiama la pietra dell'eterno ritorno, cioè c'è il lago di Silva Plana, se guardate verso il Passo Maloia, se volgete le spalle al Passo Maloia, oggi solo aneddoti, naturalmente, solo nanetti. E allora sulla destra di questo lago, un laghetto, forse come quello che si vede là sopra, il nostro lago qui, Anterselva di Mezzo più o meno, di sopra. E lì ci sono delle barche, gente che passeggia, cioè, no, tutto il contrario dell'atmosfera dell'alta montagna come lui la serve in questo, forse l'ha sentita così, insomma. E dunque, questo pensiero lo concentra un po', gli dà la possibilità di connettere un po' tutto. Abbiamo già detto che questa connessione è o causa o effetto della volontà di fare presenza, di lasciare traccia. Il filosofo diventa un legislatore che, insomma, certo lui non si mette a fare la rivoluzione politica, però pretende in qualche modo di lasciare dei modelli che però non sono modelli positivi, tra l'altro, perché anche l'idea dell'eterno ritorno, così come l'abbiamo vista noi, è un'idea che se la si prende sul versante cosmologico, se si prende sul serio, se la si prende sul versante cosmologico non cambia granché. L'idea che il mondo sia circolare invece che lineare di per sé rassicura, tranquillizza, rende un po' più pessimisti o più ottimisti, ma insomma non cambia niente. Però se si, come dire, applicata nel senso selettivo, è vero che produce un effetto sì, non, diciamo, cosmologicamente non, le stagioni ci sono sempre state, le cose, la natura va avanti per i fatti suoi. Esposto però nel senso di tutto ritorna, niente si dà, e poi soprattutto se ritorna sempre di nuovo quest'attimo dove tutto ritorna, che vuol dire praticamente tutto si butta, cioè ha un senso disordinante, tra l'altro, perché se tutto è concentrato in un momento sembra proprio il nocciolo prima del Big Bang, non so se c'era, ma qualcosa, se c'era stato il Big Bang, prima c'era qualcosa che è esploso ed era piccino, era tutto concentrato, non era articolato in tempo e spazio. Rispetto all'io, ed è questo poi che stamattina vorremmo ancora di discutere, questo pensiero non è un pensiero costruttivo, è un pensiero dissolutivo. E cioè, cosa si può, uno che sa che tutto va e tutto torna, che il tempo non ha più questa struttura lineare, che persino la differenza tra passato, presente e futuro è come cortocircuitato, non può far altro che cercare di. Non si capisce bene che cosa possa fare in realtà, cioè ha un'esperienza talmente abissale che finisce per
significare solo un po' una sospensione del, certo, il nichilismo, la sospensione di tutte le pretese resistenze, autorità, eccetera, e forse, come Nietzsche scrive, la volontà di potenza. Cioè, in un mondo dove, non, dove c'è solo tutto concentrato, in un momento vertiginoso, dove non c'è temporalità, non c'è strutturazione temporale della, dell'esperienza, c'è soltanto la forza. Ma poi bisogna vedere che forza, perché l'idea, per esempio, che la volontà di potenza si possa riportare alla volontà di sopravvivenza è esagerata, perché si suppone che ci sia un centro che può diventare quello che organizza la forza. Invece Nietzsche, giusto in questi anni, scrive una serie di appunti che riguardano che cosa c'è al fondo della volontà di potenza. C'è forse l'io? No, perché l'io stesso è già una condensazione di un gioco di forze, come un po' si era visto nella cosa dell'egoismo apparente, in qualcuno dei passi discussi nei giorni passati, e cioè l'io, quando si colloca nell'idea dell'eterno ritorno, diventa esso stesso un punto sfuggente che non può fare da soggetto della volontà di potenza. La volontà di potenza non lascia sussistere niente al di fuori di un gioco di forze che però sono variabili e si compongono e scompongono in una maniera quasi naturalistica. Gli atomi di Democrito che scendono, poi ogni tanto hanno il clinamen, e questo spiega perché a un certo punto si formano degli oggetti. Cioè, è una visione energetica dell'universo che ovviamente non è che si vede che l'universo è tutto fatto di giochi di energie e poi la si applica anche all'io. È una visione energetica dell'universo che è fondamentalmente modellata su l'io, la critica dell'io, del soggetto, in quanto anch'esso non è un punto ultimo. Ieri abbiamo parlato un momento del rapporto possibile tra Freud e Nietzsche. Anche lì Nietzsche è ancora più, già distinguere io, superio e es forse è un modo già di scomposizione. Per Nietzsche, insomma, non c'è neanche tutto questo, quest'enfasi sull'io. Stimo la potenza di una volontà, vabbè, da quanta resistenza può offrire, la capacità di conservarsi. La volontà comunque non è un meccanismo che intende conservarsi, altrimenti non so, c'è tutto un problema di che si istituirebbe come un bene o un male, cioè, come dire, se la volontà fosse una volontà di conservazione, si stabilirebbe già una gerarchia tra ciò che conserva e ciò che cambia, ma lui non vuole questa gerarchia. Anzi, io mi attacco alla speranza che essa, l'esistenza, diventi un giorno più malvagia e dolorosa di quanto sia stata finora. Bravo, ottimista, ma non è questo. Non ci sono, però, non ci sono unità durevoli ultime, non atomi, non monadi. Anche qui l'essere è stato introdotto, in corsivo qui, cioè sovraggiunto, solo da noi per ragioni pratiche, di utilità, per ragioni prospettiche. Non c'è una volontà. Ci sono puntuazioni di volontà che accrescono o diminuiscono costantemente la loro potenza. Come dire, dunque, diciamo che almeno la volontà di potenza corrisponde all'idea dell'eterno ritorno piuttosto in un senso distruttivo dei punti fermi che in un senso costruttivo, come dire, va bene, adesso prendiamo la volontà di potenza. Chi interpreta Nietzsche come un teorico della lotta o per l'esistenza o per il potere, eccetera, eccetera, continua a pensare che ci siano come dei soggetti stabili che cercano di aumentare la propria area di ricchezza, di potenza sugli altri. Tutto questo invece non è vero, secondo lui, non si deve credere. La suprema misura di vigore è data da quanto uno può continuare a vivere sulla base di ipotesi.
lanciandosi per così dire su di un mare infinito invece che sulla base di una fede. Tutti gli spiriti inferiori periscono, e vabbè, quelli che devono avere a tutti i costi bisogno di una credenza stabile. Si può, qualcuno, come un giovane critico americano, ha parlato di anarchismo metodologico ante litteram in Nietzsche. E nella genealogia della morale, chi ce l'ha, vada a vedere la terza sezione, capitolo 12, contro il mito di una scienza obiettiva fatta di un puro occhio senza collocazione storica nel mondo, si deve affermare che, citazione, esiste soltanto un conoscere prospettico, e quanti più affetti lasciamo parlare sopra una determinata cosa, quanti più occhi, differenti occhi, sappiamo impegnare in noi per questa stessa cosa, tanto più completo sarà il nostro concetto di essa, la nostra obiettività. Come dire che per sapere cosa è successo ieri nel mondo devo leggere 3 o 4 giornali, guardare 3 o 4 catene televisive, perché quello che il fatto diventa tanto più fatto quanto più è collocato in diverse prospettive, come dire, resiste a questa roba. Di nuovo, è una visione del mondo che ha senso. Io, se seguiamo quello che lui ha detto finora, fino a questi scritti, negli scritti precedenti, con tutta l'idea di interpretazione, che poi si può spingere persino a vedere, non dico come interpretazione cosciente, ma come situazione. Qui c'era addirittura un moscerino, che vergogna, l'ho ucciso, basta. Oggi sconterò questa colpa. Questa, diciamo, non dico che dobbiamo vedere come interpretazione anche la vita dell'animale nel mondo, che va verso il suo cibo e sfugge, però certamente è una visione dinamica del mondo. Leibniz non aveva poi una visione tanto diversa, anche se era molto più saggio, perché poi naturalmente ci faceva entrare la matematica e tutti erano contenti, però l'idea delle monadi era l'idea che il mondo era composto di specchi di mondo, ma di mondo che non si capisce bene cosa specchiassero in realtà, perché si specchiavano tra di loro, insomma era una visione dinamistica in qualche modo del mondo, e Nietzsche, anche sulla base di quei tentativi di scientificizzazione della sua dottrina, quando appunto dice che le forze sono limitate, la forza è limitata, il tempo è infinito, immagina dunque che tutto proceda attraverso un gioco di forze, che poi non è così difficile da immaginare, ma che però, insomma, in questo gioco di forze anche i punti ultimi della forza sono dissolti in un gioco di forze, non c'è mai l'atomo, l'indivisibile punto da cui tutto parte. Questo è una conseguenza di quello che lui ha pensato fino adesso, cioè è come, non credo che sia incoerente con tutte le cose che abbiamo detto fin qui. Verso dove va? Non verso, appunto, verso la costruzione di una possibilità di esistenza dentro a questa struttura. Se oggi, se noi diciamo, anche noi quando lo diciamo molto banalmente tra di noi, ma allora se non c'è niente, se Dio è morto tutto è permesso, se non ci sono fondamenti ultimi, sì, mettiamo pure che tutto sia permesso, ma non sulla base della considerazione arbitraria da parte nostra di qualche punto come essenziale. Tutto è permesso, allora io mi arricchisco, perché consideri che non è morto Dio, ma sono vive le banche, per esempio. Se poi prendi atto che sono morte anche le banche, cioè che è morto anche il tuo fantasma di vantaggio economico, potere sugli altri, eccetera, cosa viene fuori? È il problema di cui Nietzsche soccombe, perché che sia stato interpretato da destra come un teorico della società, come puro affermarsi dei più forti sui più deboli, lui lo dice variamente, letteralmente, in molte sue cose. Però di nuovo ritorniamo sempre alla conclusione di quell'appunto intitolato Il nichilismo europeo del 1887, Estate. A lui venivano sempre idee d'estate, credo, l'eterno ritorno d'estate a Sils Maria. E questo a Lenzerheide, che è un posto che incontrate su qualche strada se arrivate da Davos verso Chur,
insomma in Svizzera, lì, sempre in quei posti dove vanno questi vecchi signori, e lì scrive questo appunto, giugno 1887, che si chiama appunto il nichilismo europeo, molto lungo, quindi non ve lo leggo, anche perché non mi sono neanche portato l'altro libretto, ma insomma però, dove il concetto è quello lì che abbiamo percorso variamente, cioè a un certo punto si scopre che non c'è più nessun fondamento ultimo, e si scopre non perché, quando io dico più bisogna prenderlo sul serio, non c'è mai stato un fondamento ultimo né prima né dopo, però c'è stata la fede in un fondamento ultimo che ha organizzato il mondo in cui siamo vissuti, in cui ci siamo rassicurati, in cui abbiamo costruito i grattacieli, la scienza, la tecnologia, le società, le leggi, e a un certo punto questo ci si accorge, come abbiamo detto tante volte, che questo fondamento ultimo non è più necessario. E, ripeto, è come quella storia della repressione che non ci occorre più una volta che c'è la tecnologia, almeno una quantità di repressione non occorre più. Forse diciamo, perché poi Augusto mi obietta, no, ma se ci fosse uno Stato che provvede alla nostra vecchiaia seriamente potremmo anche non risparmiare. Eliminerebbe una quantità di cose di avarizia, ma appunto potremmo solo risparmiare eventualmente per... anche perché lo spirito di avventura, no, è vero che lo spirito di avventura poi potrebbe essere uno spirito di intraprendenza, di vedere cosa succede, non so, insomma, io sogno sempre un uomo non egoista e poi che mi appare sempre come rappresentato dall'impiegato dello Stato che io sono sempre stato, cioè l'idea di collegare il mio lavoro di professore con il mio salario non mi è mai passata per la testa, cioè lo Stato mi dava una pensione, mi fa... per fare una cosa di grande dignità, cioè insegnare filosofia, eccetera, ma se mi dicessero fai tante ore, ti do tanto, cadrei dalle nuvole, ma come, tu pensi davvero? Per dire che la mia visione dell'economia, come riconoscevo stamattina in una passeggiata con Schianchi, è, sì, io tendenzialmente dell'economia vorrei farne a meno, cioè mi piacerebbe separare Marx anche, tutto sommato, forse pensava così, ma però questi sono fatti suoi. Che cosa capita dunque quando tutti i fondamenti sono spariti perché non ne abbiamo più bisogno? Se ognuno diventa anch'esso un elemento nel gioco di forze, cioè che fare. Però si scatena, in qualche modo lui la vede anche così, si scatena la lotta in questo mondo. Ci sono queste, non è poi tanto chiaro neanche qui, ma insomma è lì dove lui dice alla fine che chi vince in tutta questa lotta non è poi quello più forte e più feroce, ma vinceranno i più moderati, quelli che non hanno bisogno di principi di fede estremi, quelli che non solo ammettono ma anche amano una buona parte di caso, di assurdità, quelli che sanno pensare riguardo all'uomo con una notevole riduzione del suo valore, senza diventare perciò piccoli e deboli, i più ricchi di salute, quelli che sono all'altezza della maggior parte delle disgrazie e che quindi non hanno tanta paura delle disgrazie, gli uomini che sono sicuri della loro potenza e che rappresentano con consapevole orgoglio la forza raggiunta dall'uomo. Qui, c'è una specie di autoironia anche del soggetto che lo rende capace di vivere in un mondo più avventuroso. Cosa piace a Nietzsche? In fondo sì, hanno ragione magari quelli che lo vedono come un teorico della... un'immagine di Nietzsche può essere quella di un anarchismo individualista che però è così anarchico che non crede neanche alla propria affermazione o di potere o di ricchezza o di istituzione, no? È uno che anche qui il vero è uno che ha molta salute,
Io non so, per esempio, per viaggiare in giro per il mondo bisogna essere capaci poi di tollerare diversi tipi di regime alimentare, di climi, di insetti, quello che poco a poco in molti di noi rende obsoleta l'idea di viaggiare dappertutto, anche quando, perché uno si stufa, dice adesso vado là, trovo soltanto carne di cammello, chi me lo fa fare, poi magari non la digerisco. Nel mondo dell'eterno ritorno, la vita che ci si può immaginare è una vita di... L'unica metafora stabile che Nietzsche adopera molto in questi ultimi scritti degli ultimi anni, e che certamente è motivata dalla sua propria esperienza individuale di uomo malato, che si sentiva sempre un po' male, aveva sempre un po' mal di testa, vomitava, che ne so, succedevano di tutti i colori, è quella della salute. Ma la salute è la capacità di sopportare le trasformazioni. Non è tanto il fatto di nuovo di apparire come la statua greca nella tradizione classicistica, insomma, la perfezione, kaloska e agazos, è la capacità di stare dentro un mondo caotico senza angosciarsi. Non ci sono... Allora, come si sta in questo mondo caotico? Non tanto stando sicuri su quello che sia, perché in un mondo caotico i liberisti sono per lo più della gente ricca, sta benissimo, perché dice, vabbè, lasciamo che tutti siano liberi, tanto io ho sempre il mio pezzetto lì dove posso tornare. Questa non è la vera avventurosità di Nietzsche, perché allora, di nuovo, è un mondo caotico solo relativamente, ci sono delle cose assolutamente stabili che sono la mia sicurezza di base. È vero che anche sentirsi in salute è qualche cosa che mi dà una certa sicurezza di base, può succedere di tutto, piove, nevica, ma io sono uno che... quelli che vanno a fare questi campi di addestramento alla sopravvivenza forse si sentono ispirati anche da Nietzsche. Vero, però insomma la capacità, la volontà di potenza è la capacità di stare dentro al mondo del caos post-nichilistico, insomma nichilistico, senza abbassare il valore dell'umano, senza diventare più violenti e cattivi, perché poi in fondo questo è il nocciolo di tutto. Anzi, tra le cose fondamentali che stanno intorno alla redenzione dal tempo, c'è la liberazione dallo spirito di vendetta. Lo spirito è il risentimento, cioè uno dei grandi nemici del discorso nicciano è la pretesa, e qui ci sono tante cose da dire anche dal punto di vista del rapporto col cristianesimo, la pretesa di trovare il responsabile di quello che ci sta succedendo. Allora, anche la struttura causa-effetto, l'idea che ci sia Dio come suprema causa dell'universo è ovviamente, secondo lui, una costruzione dello spirito di vendetta. Nello Zarathustra, che noi abbiamo rapidamente abbandonato perché non sapevamo che cosa farcene, no, non sapevamo come usarlo, però c'è questo grande discorso nella seconda parte, cioè prima delle pagine sull'eterno ritorno, che è intitolato Della Redenzione. E in questo discorso sulla redenzione da che cosa ci si deve redimere? Dalla frammentazione della vita. Qui ci sono due immagini. Uno, l'idea che l'uomo come è stato finora, bis herige Mensch, l'uomo come è stato finora è un uomo frammentato. È bello questo passaggio perché ricorda Schiller, ricorda Marx, sull'alienazione. Da quando sono in mezzo agli uomini, questo è per me il meno, che io veda, non so perché. A costui manca un occhio, a quello un orecchio, a un terzo la gamba, e altri vi sono che hanno perduto la lingua o il naso o la testa. Io vedo e ho visto ben di peggio. Dice, non è solo che ci sono dei tipi a cui manca un pezzo, ma vedo di peggio e certe cose così ributtanti che non vorrei parlare di ciascuna di esse.
e di talune neppure tacere. Uomini, cioè, a cui manca tutto, se non che hanno una sola cosa di troppo. Uomini che non sono poi nient'altro se non un grande occhio, una grande bocca, un gran ventre o qualcos'altro di grande, costoro io li chiamo storpi alla rovescia. In verità, amici, io mi aggiro in mezzo agli uomini come in mezzo a frammenti e membra di uomini. Il mio occhio rifugge dall'oggi verso il passato, sempre esso trova la stessa cosa, frammenti e membra e orride casualità, ma mai un uomo. Nelle lettere sull'educazione estetica di Schiller, fine Settecento, c'era già quest'idea che l'uomo moderno aveva progredito specializzandosi e quindi costruendo un'umanità parziale in ciascuno, un grande occhio, un grande orecchio, una grande mano che porta i pesi, eccetera, tutte quelle cose lì. Chi è che infrange l'uomo in tanti pezzettini? Cos'è che rompe l'unità dell'uomo? Il macigno del passato, la pietra è svar. La pietra era, la pietra c'era una volta, lo potremmo tradurre in italiano. Che il tempo non possa camminare a ritroso, questo è il suo rovello, il rovello di, che so, dell'uomo che porta questo peso. E svar, così ciò che fu, così si chiama il macigno che la volontà non può smuovere. Ma questo, soltanto questo, è la vendetta stessa. L'avversione della volontà contro il tempo e il suo esvar. Lo spirito di vendetta, amici, su nient'altro finora gli uomini hanno meglio riflettuto, e dov'era sofferenza sempre doveva essere una punizione. Ed ecco che sullo spirito si accumulò nube su nube, eccetera, eccetera. Diciamo, qui abbiamo, come dire, in tutti questi discorsi di Zarathustra ci sono, possiamo considerarli come vari modi di rappresentare sempre la stessa cosa, cioè l'errore metafisico. In questo caso incontriamo uno dei grandi, delle grandi chiavi di volta della metafisica, cioè l'idea che ci sia un principio da cui dipendono le cose. Da cui, allora, dire che Dio è la suprema causa è un modo di sistemare il problema della vendetta. La bestemmia in fondo è giustificata solo da questo, bestemmia solo chi crede, perché altrimenti sì, capita poi che quelli che non credono più si sono abituati prima a bestemmiare, continuano a bestemmiare, ma in realtà è come individuare un responsabile. Ma questa è la struttura base della costruzione metafisica, c'è un principio, c'è un fondamento, ci sono delle conseguenze. Allora è come se qui Nietzsche formulasse un altro tipo di interpretazione della metafisica che va di pari passo con l'idea della rassicurazione, cioè se c'è un principio supremo da cui tutto dipende io mi sento più sicuro. Sì, ma di questa rassicurazione fa parte la possibilità di esplicitare nei suoi confronti la vendetta, cioè la vendetta, sentire, di saziare in qualche modo lo spirito di vendetta, il risentimento. Questa è la cosa più tradizionale che c'è nella tradizione, diciamo più costante che c'è nella nostra tradizione. Ma e poi qui segue questo discorso dove dice: ogni così fu è un frammento, un enigma, una casualità orrida, fino a quando la volontà che crea non dica anche ma così volli io che fosse. Finché la volontà che crea non dica ma io così voglio, così vorrò. Bisogna che la volontà, in quanto volontà di potenza, voglia qualcosa al di sopra di ogni conciliazione. Ma come può accadere ciò alla volontà? Chi le ha insegnato a volere a ritroso? Cioè, l'eternità, l'eterno ritorno. Come dire, c'è un'idea di destino che però non è tanto ammetto, mi rassegno a quello che mi capita, che c'è un po', è l'idea dell'amor fati, ma ne faccio qualche cosa a mia volta. Quello che dicevamo nei giorni scorsi sulla interpretazione nei confronti della storia è un po' così, cioè Heidegger stesso, che uno dei passi che lui cita di Nietzsche, che cita in Essere Tempo, è proprio questo della pietra del passato che pesa sulle spalle,
ed è il problema del tempo irreversibile. Certo che è irreversibile, ma l'assunzione del nostro destino non consiste tanto nel dire, beh, dice, cosa volete, sto qua, venga quel che può. No, prendo il passato non come Vergangenheit, ma come Gewesenheit, come ha cercato di dire Heidegger, cioè come un insieme di possibilità che mi si danno ancora come possibilità, cioè ci posso fare qualche cosa, che è di nuovo un problema di volontà, di passività, di non rivolta con lo spirito di vendetta, perché quando uno accetta le cose che gli vengono, sempre gli gira un po' sullo stomaco la faccenda. Pensare positivo, come dice sempre il nostro Presidente del Consiglio, sarebbe invece vedere quello che succede, decidere che quello che si vuole conservare, anche i conservatori fanno dei progetti, anzi quelli lì, gli amici del Presidente del Consiglio per lo più sono così, ma però si può comunque assumere quello che ci troviamo ad essere come una possibilità in qualche modo ancora aperta. Il passato non è chiuso definitivamente, non è questo macigno, ma è qualcosa che io... Naturalmente tutto questo ha da fare con eterno ritorno, volontà di potenza. La volontà di potenza è anche questo. È un atteggiamento attivo che dice così volli che fossi, ma così voglio ancora e vorrò in futuro, cioè lo riorganizzo. Che soggetti, in fondo questa è una domanda che ci può riguardare anche perché, come dire, voi siete venuti qui questa settimana, tornate a casa, che patrimonio portate? Un patrimonio leggermente ridotto, nel senso che avete mangiato e dormito. Ma cosa vi rimane? Cosa rimane anche a me quando leggo Nietzsche come un testo edificante? Primo, mi rimane l'idea che la madre degli idolatri o degli idoli è ancora sempre gravida, cioè la prima cosa che devo fare, dice, ma è solo un programma negativo, volete abolire la legge 30, volete abolire le riforme Moratti. Sì, ma una volta che facessimo quello sarebbe già una bella cosa, non è positivo, allora tutte le rivoluzioni sono negative, perché dice, dobbiamo liberarci di questi figli di buone donne che pretendono di comandare. Sì, ma la storia va avanti anche così, non è semplicemente devi volere positivo, cioè aggiungere, proporre che non il primo figlio del re ma solo il secondo e il terzo gli succedano, aggiungere, modificare leggermente gli accordi del governo con i suoi portaborse, non ha senso, eccetera, va bene. Però è vero che c'è questa prima portata negativa, è una portata negativa senza spirito di vendetta, che vuol dire... Per esempio la parabola evangelica del cieco nato. Io non riesco mai a leggere queste cose senza pensare alla parabola del cieco nato. Il cieco nato, chi di voi, non il cieco del patto atlantico, ma il cieco nato, cioè quello che è nato cieco, è la cieca nato, la parabola della cieca nato. No. Quella parabola lì è molto, mi conforta molto, perché sembra, come dire, insomma si dice a Gesù, ma questo qui è nato cieco, perché? Per quali colpe? Sue o dei suoi genitori o degli avi, eccetera, eccetera? E Gesù risponde, no, né per colpa sua né per colpa dei suoi genitori. Certo, poi la conclusione a un razionalista aggressivo come Di Freddi potrebbe apparire, cioè, perché è piaciuto così al padre, non il padre suo, il padre eterno, eccetera. In realtà però anche questa risposta di Cristo è una risposta positiva, cioè dice guarda, è piaciuto così al padre, tu devi amare la volontà del padre perché il padre è buono. Se è buono un accidente, mi è capitato. Quindi semmai la risposta è sempre non c'è da cercare una responsabilità. Quello che capita al mondo non ha sempre la struttura del peccato sacrificio per redimere, è qualche cosa d'altro, lo trovo molto più girardiano di quanto normalmente si voglia credere, perché poi allora si dice, beh, sto padre però che vuole, lascia che qualcuno nasca cieco, non è poi granché, insomma, potremmo disinteressare, insomma, sarebbe sempre ancora il Dio misterioso che bisogna placare con qualche sacrificio, con qualche abracadabra,
ma che fa quello che gli pare a noi. No, è che c'è una grossa parte di casualità al mondo e noi dobbiamo liberarci dall'idea della, diciamo, del male come conseguenza di qualche cosa d'altro, come atto di una volontà che ci punisce o come qualcosa. Tutta la struttura metafisica del mondo, della tradizione metafisica è questa, c'è una causa, ci sono degli effetti, allora bisogna trovare una causa anche di tutto insieme, mentre certo forse all'interno, come direbbe Kant del resto, all'interno del mondo ci sono rapporti causali che di cui possiamo e dobbiamo tener conto, ma del mondo come tale non c'è causa, cioè non si può dire, sì, appunto l'idea della creazione come a un certo punto. Poi allora uno può sempre domandare chi ha creato Dio, una cosa che i bambini chiederebbero subito, mentre noi che ormai siamo addestrati a non trovare risposta in nessun posto, non chiediamo neanche perché chi ha creato Dio e come mai, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, c'è questo sforzo anche qui più edificante che metafisico, di liberarci dallo spirito di vendetta, di metterci nei confronti dell'essere in un atteggiamento più accettevole, più libero, che di nuovo non è tanto appunto liberarsi dal risentimento psicologicamente, è liberarsi dalla visione del mondo come struttura che dipende da qualcosa che è sempre lì presente, verso cui noi non possiamo poi niente, perché se c'è l'eternità con tutte le sue leggi ferree, noi ci agitiamo vacuamente. Allora, la volontà di potenza, di nuovo, potrebbe essere la capacità, come leggevo prima, di vivere davvero quella avventurosità che è legata al riconoscimento che non c'è struttura, che non c'è obiettività definitiva. Vivere in base alle ipotesi e via dicendo, vivere in un mondo di ipotesi, in un mondo che è un gioco di forze, dove l'unica distinzione di nuovo che Nietzsche usa, che secondo me è un po' condizionata dalla sua esperienza individuale, soprattutto degli ultimi anni di malattia, è questo della salute. Ma la salute come possibilità di non preoccuparsi, non viaggiare con un cofanetto di medicine senza del quale non possiamo. Persino Che Guevara sembra che sia stato fregato dal fatto che aveva l'asma e doveva andare in farmacia ogni tanto, e quindi una volta l'hanno beccata, non so se proprio così, anzi forse no, ma insomma aveva però questo limite, poverino, che doveva prendere delle medicine per l'asma. E i più moderati non sono tanto quelli che dice non conviene esagerare, ma sono quelli che sono sufficientemente ironici anche contro il gioco di forze dentro cui sono coinvolti, che non prendono sul serio come definitiva nessuna delle superfici che l'eremita. E già ieri vi avevo promesso di leggervi quel bell'aforisma di Al di là del bene e del male, ma vi dico il numero, così come nelle barzellette: Al di là del bene e del male, 289, credo proprio di ricordarmelo così, dove c'è quest'idea dell'eremita che sta nella sua caverna, sta nel più profondo della sua caverna, ma sa benissimo che dietro quella caverna ce n'è un'altra, ancora un'altra, ancora un'altra. L'anima dell'eremita è come questo gioco di scatole che non arriva mai al fondo, cioè essere capace di vivere in questa situazione in cui non viviamo mai sulla base del senso ultimo di tutto, non è una forma di umanità che potremmo pregiare, è la forma del superuomo, come Nietzsche la pensa, del Übermensch. Nel termine tedesco Über, che vuol dire sopra, risuona in qualche modo, tanto che lui non so se lo giochi esplicitamente, risuona il termine greco hybris, H-Y-B-R-I-S, che è, la hybris è, come dire, la tracotanza, cioè uno deve domare la hybris riconoscendo la potenza degli dèi, eccetera, ma nell'idea di volontà di potenza, non connettendo direttamente hybris e Über, Nietzsche però mette anche questo, parla una volta della spensierata hybris
degli scienziati e degli ingegneri. Se lo si commisura al metro degli antichi greci, dice nella Generosa della Morale, terzo 9, terza dissertazione, nono capitolo. Tutto il nostro essere moderno, in quanto non è fiacchezza, bensì potenza e coscienza di potenza, ha l'aspetto di mera ibris e miscredenza. Ibris è oggi tutta la nostra posizione rispetto alla natura, la nostra violentazione della natura con l'aiuto delle macchine e della tanto spensierata inventiva dei tecnici e degli ingegneri. Ibris è la nostra posizione di fronte a noi stessi, giacché eseguiamo esperimenti su di noi quali non ci permetteremmo su nessun animale, e soddisfatti e curiosi disserriamo l'anima tagliando nella viva carne. Che cosa ci importa ancora la salute, tra virgolette, dell'anima? Cioè, come ancora una volta, il vivere nella prossimità e anche il vivere nella prossimità nel senso che sappiamo benissimo che stiamo appesi su un... Però il modello a cui Nietzsche torna nell'ultima parte della sua vita per pensare alla volontà di potenza è l'arte. C'è una tra i più costanti titoli che Nietzsche scrive nei piani per ordinare gli appunti della volontà di potenza, che non, come sapete, non ha mai poi realizzato lui, c'è sempre la volontà di potenza come arte. Allora, uno, questo è importante perché c'è una specie di ritorno alle origini, cioè ha fatto tutto un movimento per non andare da nessuna parte, ma allora alla fine la volontà di potenza è solo l'arte. Sì, perché nel suo, appunto, nei suoi scritti giovanili c'era la tragedia, eccetera. Anche qui parla molto di tragedia. Cos'è l'arte in questa ultima versione che è, come dire, il modello più adeguato per pensare alla volontà di potenza? È quella capacità di produrre esperimenti senza paura, come dire, nel senso che invece di essere un quietivo, un'espressione di come stanno le cose, Hegel, l'arte è una forma dello spirito assoluto in cui lo spirito si concilia con se stesso, come nella filosofia e nella religione, oppure è semplicemente un mezzo di educazione, miscere utile dulcere, la vecchia storia di tutta la di molta estetica moderna, bisogna far capire alla gente quello che deve sapere dal punto di vista etico e filosofico attraverso delle forme piacevoli, oppure la tradizione aristotelica, l'arte come catarsi, cioè si produce una sorta di spavento e pietà e terrore, che sono i sentimenti della tragedia, che poi vengono nel quadro della stessa vicenda tragica, vengono purificati, cioè si accorge che Edipo tutto sommato se lo meritava, anche se non lo sapeva, ma quello per gli antichi non è tanto. Alla fine, se poi si dice, ma poveretto, non lo sapeva, sì, perché alla fine pazza e matos, impara soffrendo, cioè l'idea che poi una prospettiva catartica della purificazione e della rimessa in ordine dei sentimenti che ti dà Aristotele è o che davvero vedi che c'è una razionalità nella vicenda, oppure comunque che ti rassegni, c'è una razionalità ma limitata, perché alla fine sto povero Edipo lo meritava o non lo meritava, in un certo senso lo meritava, e tu ti tranquillizzi. Oppure poi, appunto, contro questo vi ho ricordato la posizione di Brecht, che voleva fare un teatro epico e non aristotelico, cioè il teatro epico era fondato sull'idea che epos era nella terminologia platonica un'arte non come quella della tragedia, cioè era narrativa e non rappresentativa, eccetera. Ma insomma, l'arte non è niente di tutto questo, è come un luogo di liberazione della volontà sperimentale, al di là anche della stessa autoconservazione, è una sede della ibris. Naturalmente il problema è: ma arte o tecnologia? Perché chi sono quelli spensieratamente sperimentali? Sono i tecnici e gli ingegneri, quindi si mantiene nella cosa di
della volontà di potenza come arte, si mantiene l'idea forse che la liberazione a cui possiamo aspirare finisce per essere soltanto una liberazione estetica e non effettiva, nel senso che lui preferisce l'artista all'ingegnere. Come mai? In queste sue pagine questa roba non c'è. Però diciamo che il criterio con cui lui dovrebbe giudicare questa differenza è il criterio della violenza. C'è un punto che io cito qui perché mi piaceva, se ne trovano pochi in Nietzsche, però tutte le arti conoscono ambizioni del grande stile, conoscono tali ambiziosi del grande stile, cioè la grande opera d'arte sembra sempre anche presentarsi come una riuscita, un ere perennius, una cosa che sta, e quindi il grande stile sarebbe proprio la capacità in un'opera, metti una grande sinfonia, sia per il direttore sia per il compositore è una grossa impresa di coordinamento, di non so, forse un grande direttore d'orchestra potrebbe essere un grande generale che organizza i movimenti delle truppe di qua, di là, eccetera, eccetera. Ebbene, in tutte le arti conoscono tali ambiziosi del grande stile. Perché essi mancano nella musica? Vabbè, adesso io ho fatto giusto l'esempio che lui non prenderebbe. Però il grande stile è il grande palazzo, l'architettura. Quando Piano costruisce l'aeroporto di Osaka, deve coordinare una quantità di roba, mettere insieme, tener conto che sotto c'è l'acqua, insomma, tutte quelle cose lì, e questo sarebbe il grande stile. Nella musica non è così. Perché un musicista non ha mai costruito finora come l'architetto che creò il Palazzo Pitti? Allora, Palazzo Pitti è il grande stile. C'è qui un problema. Appartiene la musica forse a quella cultura in cui, e questo lo scrive in corsivo, in cui è già finito il regno di ogni specie di uomo della violenza? Sarebbe alla fine il concetto di grande stile già in contraddizione con l'anima della musica, con la donna, qui un complimento alla signora, nella nostra musica? Cioè, come se in questo discorso sulla volontà di potenza Nietzsche aspirasse a un tipo di arte che ha superato anche l'idea della potenza dell'opera, della sua definitività, e la musica gli sembra questa, diciamo, opposta, come opposta all'architettura, una cosa più aerea, meno costruttiva di... Allora, alla fine, però proprio alla fine, ma molto moderatamente, alla fine il modellare la volontà di potenza sull'arte sarebbe proprio l'immaginare una capacità prospettica, un gioco di forze in cui però di nuovo la volontà di potenza migliore, quella che si distingue dalla volontà di potenza che pure si esprime anche nel grande banchiere che vuole guadagnare di più, nel grande uomo politico che vuole sottomettere gli altri, eccetera. Ma c'è una volontà di potenza più pura e più desiderabili di quelle lì, e della volontà di potenza di chi sperimenta anche al di là di ogni volontà di conservazione di sé, della propria o della sopravvivenza, o della fama, o dell'immagine di definitività che può dare Palazzo Pitti rispetto invece a una sonatina per pianoforte. È poco, come dire, caspita, dopo tutto questo andare e venire, non resta che questo. Ma, come dice Hölderlin, ecco, ho trovato una bella citazione con cui chiudere: ciò che rimane, was aber dauert, stiften die Dichter. Ciò che resta, lo fondano i poeti. Che è tutto il contrario, naturalmente, di questo che dice Nietzsche qui. Grazie.